Copertina! Copertina! C'hai idea di... No! Ma cosa mi incontri? E soprattutto non so ballare, credi nei miracoli? Molto vorrei farlo. Se non ci penso più, mi sento bene. Guarda che femminilità! Diventerò una femmina dopo ballando. Le donne lo sanno, c'è poco da fare, c'è solo da mettersi in pari col cuore. Vieni proprio dalle belle cosce, non si tira, mo da sabato noi svegliamo tutto qua, mia cara, tutto. Sì. Visto che con la faccia facciamo un pochettino fatica, andiamo con le gambe. La mia sigaretta brilla rosa. Sono completamente distrutta, ma mi diverto. Nunzia De Girolamo! Posso farti una confidenza da donna? Sì. Mi sono infilata un vestito 40. Sì, no, veramente, sì. Una forma strepitosa. Tutta la vita. Ma quanti che hai perso, Nunzia? Ma io non uso la bilancia. Beh, però l'allenamento, ti però adesso questa settimana anche 6 ore al giorno, per cui io mangio e non ingrasso. Il sogno di ogni donna. Ma mangiare... mangi? Mangio? Cioè, io ieri ho mangiato 3 fette di pane e Nutella. E basta? No, oltre il pranzo, primo, secondo, c'era mio padre che cucinava, quindi... devi fare... Bruci. Devi ballare, brucio. Bruci, quante ore di prove? Dall'inizio sempre minimo 3 ore. E questa settimana, perché abbiamo una puntata doppia la prossima settimana, che andiamo di venerdì e di sabato, 6 ore al giorno. Ora non posso farti vedere la quantità di lividi che ho, perché Todaro anche... mi prende e mi lancia. Sei di Nunzia, però una bella esperienza ballando. Allora, tu sei avvocato. Sì. Nella precedente vita, chiamiamola così, avvocato, politica per 10 anni. E ho insegnato all'università. Hai insegnato all'università, per cui, insomma, ruoli di tutto rispetto. E poi questa fase così, posso dire, piacevole, divertente leggera della tua vita, dove ti sei un po' liberata. Sì. Ti vedo... Noi ci conosciamo da anni. Da tanti anni. Sei una delle migliori amiche di mio figlio. Che ti vuole veramente molto bene. Anch'io, molto. Molto, molto bene. Molto. E, però non ti ho mai vista così. Forse stanca, faticata, come dici tu, però un'Nunzia diversa. Io non sono mai stata così. E la cosa straordinaria è che divento così a 43 anni. Cioè, io ho fatto l'adulta per tutta la vita, la seria, quella che investiva sulla testa, che faceva quello che volevano mamma e papà. Adesso mi diverto. Cioè, sto facendo un'esperienza straordinaria. Ma finalmente! E ti devo dire che mi sento una privilegiata, perché pensa quante donne vorrebbero ballare, divertirsi, vivere un momento di leggerezza. Sai, io sono molto mamma, molto figlia, molto moglie, molto, molto, tutto. Senti, ma tuo marito, a proposito di molto, 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 anche lui molto serio... Un po' tanto. Ah, ecco. Un po' tanto. Pensavo che tu mi dicessi, no Mara, non è così. No. Io lo vedo molto serio. Sì, molto. Tanto. Infatti. Troppo? Sì, un po' troppo. Diciamo che adesso è shakerato da questa mia fase. Destabilizzato completamente. Lui dice, io ti guardo come se stessi guardando una partita di Champions e vedo che tu ti riprendi la tua vita, la tua femminilità. È molto ammirato. Però sai, anche scioccato, perché è un'altra Nunzia. Ma l'amore si rinnova, si deve mettere a ballare anche lui. Sì, ma la vera Nunzia mi sembra questa, però. Sì, è questa. La vera Nunzia è questa. Sì. Tuo figlio Paolo lo sa, i tempi dell'università era questa. Poi sai, la vita ti porta a interpretare dei ruoli, a indossare delle maschere, tu conosci le cattiverie di certi mondi. E oggi mi sento una donna serena, che è la cosa più bella che si possa avere. Sai che si vede, Nunzia? Sì. Cioè, potresti anche non dirmi questo, ma ti devo dire che dei tuoi occhi intensi comunichi tutto questo. Io sono molto contenta per lo te. So, perché tu sei una persona vera, come me. Molto contenta per te. Si paga anche un prezzo nella vita. Ma molto alto. Ad essere come siamo noi. Molto alto. Non è sempre tutto facile. No, diciamo che la sincerità non è sempre apprezzata. Ci vuole tempo. E ballando è una bella esperienza perché...
ha insegnato a tante persone a conoscermi per come sono, non per quella che voglio. No, non mi dire che è Raimondo, perché sento l'aria. No, Raimondo c'è, certo, ha ballato prima con la Marcucci, te l'ho, no, perché te l'ho rubato che per mi un attimo. Ma lui tra un po' arriva. Intanto però vediamo questo filmato. Io ho l'approccio da secchiona. Dico, ma come ho fatto a sbagliare? Mi è venuto un nervoso, c'ho sempre questo controllo, non mi lascia andare. Io voglio fare bene il ballo, perché sono venuta qui per ballare, ho sfidato me stessa rispetto ad una cosa che non sapevo fare e quindi ho un'ansia di prestazione che è anche l'incontro con la mia femminilità. Quella mi genera ansia. Vabbè, diciamocela tutta. Mamma, cioè mia madre è una grandissima donna, è stata una straordinaria madre che ha rinunciato a se stessa. Io ringrazio molto mia madre per i valori che mi ha dato. Però sì, doveva essere brava in tutto. Parli mamma. Mamma è una parola che dice tutto nella vita di ognuno di noi. E lei è una mamma straordinaria che ha rinunciato a se stessa per noi figli, adesso per i nipoti. Io ho una grande fortuna, cioè il mio sorriso è la mia famiglia. Una famiglia molto unita, molto vicina, che condivide tutto. Lei però è stata una mamma molto presente, molto severa. Mi ricordo quando mi faceva fare i compiti. Ecco perché. Sì, molto. Quindi mi ha sempre chiesto di essere adulta, una figlia adulta. Sei stata un po' condizionata allora dall'educazione di tua madre. Sì, io gli anni dell'università, Paolo lo sa, a un certo punto ho iniziato a lavorare e studiare. Perché i miei genitori erano la classica famiglia media italiana, con tre figli da sostenere, da far studiare, una famiglia da alimentare quotidianamente. E quindi io mi sentivo talmente la responsabilità di pesare su di loro che lavoravo alla cassa di un ristorante. Quindi io studiavo e lavoravo in maniera frenetica pur di essere indipendente e di non pesare sulla loro vita. Però io, se sono la donna che sono, lo devo solo a loro. Quindi è un grande grazie a questa mamma, perché nonostante i valori eccessivi che hanno tenuto un po' a freno la femminilità, perché sai, quando hai una mamma, cioè il primo bacio era un incubo. Addirittura? Un incubo! Ma quanti anni avevi? Primo bacio, quanti anni? Lascia stare che Raimondo è terrorizzato dalle mie confessioni. Io avevo 14 anni. Beh. Sì, ma la prima volta che l'ho dato volevo morire. Sono andata a lavarmi i denti, ho detto... Andiamo avanti dopo la pubblicità, vero Marco? Pubblicità. Primo bacio, non so che così. C'è Domenica Il sulla Rai, sulla Rai, c'è Domenica Il. Domenica Il. C'è Domenica Il. Ecco qua, insieme a Nunzia, stiamo parlando un po' della sua vita, di questo cambiamento, no? Improvviso. Totale. Ma è arrivato l'improvviso? Sì. Sì, io stavo lavorando con Massimo Giletti a Nonella Arena, poi Milly Carlucci mi ha chiesto di fare questa trasmissione, io ho sorriso all'inizio, dico io a ballare, ma poi così diverso dalla mia vita precedente, ha insistito molto, io ho cambiato idea mille volte fino all'ultimo giorno, poi mi sono detta ma perché no? Me butto. Sì, mia figlia ha 7 anni, ho l'età giusta, è un momento positivo per me per farlo. E poi c'era questa voglia di riscoprire il corpo, la femminilità, sai, molto spesso... Ma ti eri un po' repressa? Sì, perché eri in una fase di insicurezza, visto? No, è un paese maschilista, dove per essere credibile devi giocare a fare l'uomo. E io giocavo a fare l'uomo in un ambiente molto maschilista. Per cui a furia di farlo poi ho perso la mia femminilità. Ma va! Ma va! Ma va! È così, hai ragione. È così. Senti, tua figlia ha già 7 anni? Quasi, a giugno. Bella. Sì, amore di mamma, il grande amore della mia vita, posso Vediamo dirlo. Insieme questo filmato, allora, Nunzia. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare e col sole c'è, sai, dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore.
Questo è un vero regalo. Bello. No, ce n'è un altro. Questo è il meglio che io abbia fatto nella vita. Tu che sei una mamma puoi capire. Assolutamente sì. Tu hai detto questo è il vero regalo, però adesso io ti faccio un altro regalo. Non mi far piangere, ti prego. No, non si piange mai. No. No, si ride anche molto, qua. Mamma, sono felice che fai ballando e vorrei che lo fai sempre. E sei la mamma migliore del mondo. Ora però faccio io i voti e ti do tutti 10. Però non come ballerina, ma come mamma. Ci mangiumi! 10 Fabio 10 Carolee Smith, 10 Selvaggia Lucarelli, 10 Guglielmo Mariotto, 10 con totale di 50 punti. Ma è troppo simpatica! Troppo simpatica, Nunzia! Sì, è un fenomeno! Ma... Grazie! Me l'aspettavo! Lei da questa, si è appassionata ballando in una maniera incredibile. Cioè mi dice, mamma, finalmente fai un bel lavoro. E tu pensi, beh, con un balletto ho distrutto 10 anni di carriera. Forse ha ragione lei, magari. Sì, magari. Ma poi lei si arrabbia tantissimo con la giuria. Ah sì, Sì, limita moltissimo. E tu delle volte sei attaccata, eh. Ma sai, a me poi non però... me ne può fregare di meno, perché non gli voglio bene, quindi... Cioè, di solito tu sorridi. Sì, perché mi interessa il giudizio di chi mi vuole bene. Cioè, sì. Mia figlia... che è felice, per me è già la vittoria di ballando. Sai che me ne frega della Lucarelli e di Mariotto? Mentre il tuo compagno invece sorride di meno, perché lui invece è fumantino, eh? Sì, culo è... S'arrabbia. Raimondo Todaro è qui! Dove sei, Raimondo? Sei fumantino, perché vedete, lei ha detto io sorrido, invece tu... Ma guarda, ti dirò la verità. Di base, io sono uno molto tranquillo, tendenzialmente che lascio sempre scorrere. Cerco di fare di necessità virtù, no? Poi arriva un momento dove... Esplode come un palloncino. Vediamo il filmatino. Non hai ballato male, non hai ballato bene. Io trovo che la sua presenza nel programma non aggiunga molto. Purtroppo rimanete sempre anonimi. Anche tu quest'anno sei spento rispetto agli altri anni. Te lo dico proprio fuori dai denti. C'è una che durante la trasmissione ha il tempo di scrivere su Twitter, fare una fotografia annunziatina, pubblicarla e scrivere un commento mentre stanno ballando gli altri. Tu devi sapere, Raimondo, ti spiego, che noi siamo seduti qua la sera 5 ore. Se non avessimo il tempo di scrivere 2 tweet, sarebbe Bibbia, non sarebbe pubblicità, magari, no, con le stelle. Quando hai fatto quel tweet, me lo potevi dire qui quello che pensavi senza fare il tweet? Cosa? Hai fatto un tweet nel quale dicevi che io avevo trovato un nuovo modo per trovarmi i voti. Sei venuta qui, hai ammiccato per un minuto. Quindi che cosa volevi dire? Il fatto che la giuria, ovviamente, era stata sedotta da te e ti avrebbe dato dei voti. Se fosse stato per te, io sarei già a casa a votarmi il popolo, non tu, il che popolo, sei pazzo. Posso aggiungere una cosa? Sì. Questo lo dico a Raimondo, a te, a me, a tutti quelli che fanno televisione. Sì. Stare 5 ore seduti lì non è stare a Re Bibbia, è una grande fortuna, perché c'è gente che non lavora o addirittura fa lavori usuranti. Questo siamo sì. Le fortunate. Però la giuria di Ballando è una giuria eccellente, a mio avviso, e Selvaggia è una donna intelligente e anche ironica. Sì. Però bisogna anche lì sempre... No, tu quando le hai risposto, come hai reagito? Non se l'aspettava da te? Ma il problema è quello che loro... Secondo me sono talmente abituati a dirne di cotte e di crude a chiunque. E voi sempre zitti? Tendenzialmente sì, che quando poi c'è qualcuno che ti risponde, no? Che insomma, se tu dai un gancio, per come sono fatto io, te ne do 2. È normale. Perché devo fare? Me lo prendo e mi sto zitto. Perché poi però chi taccia consente. È la prima volta che un maestro reagisce così, però, no? Ma sai cos'è, Mara? È anche una questione di settimane. Io a lei avevo sempre detto, no,
evitiamo, perché poi sapevo che la stuzzicava. Lui metteva la museruola a me. Perché li conosco, no? Senti, ma io ho visto anche una lite tra voi due, e tu hai detto a lei quella è la porta, pure quello non l'ho mai visto fare. E meno male che non si sono sentite le brutte parole che io ho detto a lui. Io ho pensato, non è vero. Mara, ti spiego la situazione. Era vero, era l'hai scacciata, quella è la porta, vattene. Ti spiego la situazione. Sì, però poi non è venuto alla sala prove lui, io c'era e lui non è venuto. Ti orgoglioso. Quella settimana lì avremmo dovuto fare un freestyle, che è un ballo molto passionale, dove serve un po' che... Allora, come tutte le vere coppie, no? Tu con tuo marito, quando litighi, che poi che succede? Che c'è molta più passione, no? Insomma, una volta. Ma... mi arrendo, mi arrendo. Abbiamo un'età noi, capisci? E che lui c'ha 32 anni, capito? C'ha appunto quella visione. E io ancora c'ho quella visione. A 70 è un po' diverso. Che ma anche a 43, ma non è esattamente anche come... Anche a 43. Anche a 43 non allora è proprio grave, come 70. Allora è grave. È grave. Vabbè, ma io sono nunziatina, infatti. Vabbè, comunque succede, vabbè, ho capito, di litigare, sì. Succede. Poi avete fatto pace come? Ma in realtà... Io ho fatto pace con lui. Mi è venuta a cercare lei. Ah, ma tu sei tignoso. Masco lusicolo fino alla fine. Ma fino alla fine. Lei è venuta da te. Sì. E sì. Poi tu l'hai fatto. No, non mi parlava, non è venuta alla sala prove. Non no, c'ero. Avevamo la sala prove e poi il pomeriggio, perché noi spesso facciamo mattina e pomeriggio. Il pomeriggio non mi sono presentato. Non mi ha neanche risposto al telefono. Ma veramente? E poi la tigna mi è partita a me, però. E allora dove sei andata a prenderlo? Stava su un divanetto lì, tutto sdraiato, in solitudine, con la musica nelle orecchie. Dico, ma guarda questo. L'avrei strozzato. Poi però sabato il ballo è venuto, una meraviglia. Ecco, è sempre così, è sempre per il discorso di prima. Ma lui si è arrabbiato perché io gli ho detto, per lanciarmi nel vuoto... Una parola che non doveva dirmi mai. Mi devo fidare e affidare. Certo, perché tu ti dovevi... Quando mi sono sentito dire, sostanzialmente non mi fido di te, dopo due mesi, era come se mi avessi dato una coltellata per me. Tu sei sensibile anche, però. Molto, eh? Molto. No, poi... Perché, per avere una reazione così c'è una certa sensibilità. L'ho stimolata io, no, ma poi noi abbiamo un rapporto molto... Siamo molto legati. No, chi vince ballando, ragazzi? Secondo ma guarda, voi? Io... Tu che dici? Io la Vukotic. Io anche io spero Milena. Io forse perché è un grande bell'esempio. Scusa un momento, Marco Luci, è inutile che mi metti dei cartelli. Sono accecata dal faro. Scrivi in piccolo, non ce vedo. Non vedo, non leggo. Ditemi a voce che mi arriva meglio. Che devo fare? Guarda un po', vieni qua, Raimo, vieni qua. Leggo io. Mettiti al posto mio. Aspetta che leggo il cartello. Tu riesci a vedere, no? No. Sì, 24 e 25 maggio, semifinale ballando. Mettiti dove eri, lontano prima. Mara. Vedi da lì? Mara, vedi da lì? Certo che ci vedo, torniamo allo stesso discorso di prima, capito? Amore della zia. Comunque c'era scritto 24-25 maggio, ricorda la semifinale di ballare. Sì, tesoro. C'era scritto questo. Ma non vedevo. Ma sai che e ricordati ballavo? Che noi ci andiamo solo se ci votano da quando casa. Quando ti guardo da casa tutte le domeniche, mi metti una serenità pazzesca. Davvero? Sì, grazie, grazie, amore, grazie, sei carina. Balliamo, cioè ballate? Balliamo? Eh sì, dai, balliamo, forza, va, balliamo, va. Decidete voi. Decide, maestro, maestro, quello che vuole. Il maestro. Vivir cantando, oh, 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 ay, yo
Grazie, grazie Raimondo. Grazie di essere stati. Se grazie c'è una donna che mi mette allegria e gioia, quella sei tu. Grazie, Nunzia. Veramente. Ci provo. Agli italiani. Provo. Questa è una grande cosa, un grande complimento che mi fai. Non è sempre facile, però. Ce la metto tutta, ragazzi. Buon ballando, come state? Grazie, ciao a tutti. Ciao. Nunzia, di qua. Grazie, Nunzia. Salutami la tua bambina.